Rino Drogo, Maurizio Spagnuolo della direzione marketing gruppo Fiat Chrysler, sono saliti sul palco, sul prestigiosissimo palco dell'auditorium del Palais du Festival, a ritirare ben due leoni d'oro per il miglior craft e leone d'oro nella sezione film per le auto e altri premi. Quale emozione avete avuto nel ritirare un premio così prestigioso? Beh, andare sul palco di Cannes è sempre una grande emozione, anche se in questo caso è un'emozione, diciamo, condivisa più che altro a livello di gruppo. Ovviamente un gruppo che si sta integrando fra Fiat e Chrysler, e questo è sicuramente un primo esempio. Questo perché comunque è uno spot che è nato negli Stati Uniti ad opera di Olivier François, che è il nostro big boss sui due continenti ed è la persona che in qualche modo ha lavorato con noi tutti questi anni in Europa, ma che adesso è arrivato dall'altra parte dell'America, ha iniziato un nuovo corso anche per il gruppo Chrysler. Il sogno della pubblicità italiana è vedere un cliente italiano, anche se diciamo un po' americano, un po' italiano, e soprattutto un'agenzia italiana salire su questo palco. Ma dopo questo premio, che serve da stimolo, cioè alza l'asticella per confrontarci ogni giorno con la creatività, speriamo di poter stabilire noi un primato e salirci magari con una pubblicità Fiat. Per adesso siamo molto soddisfatti, come ha detto Maurizio, per questa grande soddisfazione, questo grande premio che ci è stato dato al lavoro di equipe fatto tra Italia e America, ma soprattutto il riconoscimento per il lavoro di Olivier François, che ha voluto dall'inizio alla fine questo spot. Ma cos'ha la Wieden & Kennedy che le agenzie italiane non hanno? No, sono sicuramente molto creativi, loro lavorano continuamente nella direzione della creatività e evidentemente ci riescono, l'abbiamo visto oggi. Io credo che anche noi abbiamo sicuramente delle agenzie brave, sono anche forti anche le nostre, quelle che ci sono comunque in Italia e in Europa, dobbiamo stimolarle di più, noi clienti evidentemente dobbiamo essere anche più coraggiosi, lavorando insieme possiamo ottenere dei grandi risultati comunque. Ecco, ma non è che lasciate più libertà di espressione alle agenzie straniere rispetto a quelle italiane? Non penso, perché la dimostrazione è che non ho visto grandi lavori di clienti italiani, agenzie italiane, quindi non penso che sia questo. E devo dire che le volte che abbiamo provato a stimolare delle agenzie straniere per lavorare sui nostri prodotti, devo dire che diciamo gli effetti non si sono visti così evidenti. Forse è un mix tra cliente prodotto, l'auto è un prodotto molto difficile, prodotto molto complesso ultimamente, perché ha perso tutti quei significati di sogno, di icona, e l'ha fatto diventare sempre più un prodotto di consumo che rende difficile la comunicazione automobilistica. Ecco, dopo questo premio vuol dire che vedremo magari più agenzie straniere impegnate per prodotti e per il mercato italiano? Beh, comunque molte delle nostre agenzie stanno già lavorando a livello internazionale. Io in questo momento sto lavorando per esempio a livello internazionale con il gruppo di Armando Testa, ma anche quello di Leo Burnett, ed entrambe coinvolgono le loro agenzie internazionali, quindi ormai è difficile parlare di campagna italiana o campagna francese o campagna tedesca. Tutte le nostre agenzie lavorano a livello internazionale coinvolgendo tutte le loro sedi internazionali, poi è chiaro che tutto questo viene chiuso a Torino perché il nostro headquarter è a Torino, ma le campagne ormai nascono a livello internazionale, vengono sviluppate a livello internazionale. Bene, con Maurizio Spagnuolo e Rino Drogo è tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagone.